OGR, ho avuto sempre un po' di perplessità su questa sigla perché non riuscivo a ricordarmi bene che cosa volesse dire questo acronimo. Allora ho cominciato a navigare nella mia memoria e allora mi veniva, una prima cosa era Officine Grande Rabbia, è un tempo in cui la lamentela, l'indignazione non è sufficiente, c'è bisogno di una rabbia dolce, di una rivoluzione dolce, di un piccolo rinascimento, di una rinascita, e il teatro parla di questo, perché parla ai cuori degli uomini, perché quando si fa teatro non ci sono più differenze di categorie, di ruoli, di posizione, ma ci sono le persone con le loro differenze e su queste differenze si lavora, si incontra, si costruisce e si crea. Perché se viviamo in una società che è un po' narcotizzata e che ci rende un po' indignati, abbiamo la possibilità di accendere una piccola luce, e questa piccola luce, se accompagnata da tante luci, e questo è il teatro, un laboratorio teatrale, questo è lo spazio, e lo facciamo in questo luogo molto simbolico. 1865, la capitale va a Roma e Torino è disarmata. Gli aristocratici non hanno più il loro indotto, letto sul sito ieri di OGR per capire dove mi trovavo, e allora c'è l'incitamento agli aristocratici di investire nella città, e questo spazio dell'OGR era fuori dalla cinta daziaria, quindi era la periferia della città, no? Come le nostre periferie. E l'idea è che se Torino poteva ripartire, e in quegli anni è ripartita, aveva bisogno di collegarsi col mondo, e il treno in quel momento era il mezzo più adatto per fare questa cosa. E quindi le OGR, che per la città di Torino, attraverso la Fondazione Cassa degli Risparmi di Torino, ha proprio questo scopo di creare qualcosa di nuovo, di indefinito, e che noi con il nostro piccolo oggi mettiamo un sassolino, e di puntare sull'immateriale, no? Che siamo noi, con la nostra potenza, molte volte un po' nascosta e ombrosa, ma che c'è e che può muovere. E allora, per chi lavorava qua dentro, dopo l'apprendistato, c'era una prova molto importante, perché qui c'era l'elite degli artigiani. Quindi a conclusione dell'apprendistato, uno doveva presentare un modellino, un ingranaggio, che doveva avere una precisione armonica, perché potesse funzionare, e superata quella prova diventavi dipendente a tempo indeterminato. Quindi anche allora c'era la precarietà, no? Allora in questo oggi, con questo nostro stare insieme, oggi in maniera più di riflessione, ma domani saremo in azione nei laboratori, è proprio questa spinta, no? Di puntare a un piccolo rinascimento, e questo c'è, perché in Italia ci sono tante isole che hanno bisogno di occhi che leggano un sistema, perché le tante isole stanno dentro un arcipelago, e solo gli occhi che hanno attenzione agli ecosistemi, e noi che ci occupiamo di promozione della salute insieme con voi, di teatro sociale di comunità, ma di tanti altri, hanno questo sguardo di sistema. Ecco, questo è quello che lo diamo alle generazioni che ci sono qua, degli studenti, ma anche noi professionisti senior. Quindi questo è lo spazio per immaginare qualcosa di diverso. Io sono Claudio Tortoni, un medico di sanità pubblica, non curo pazienti, ma mi occupo e mi prendo cura di gruppi, organizzazioni e comunità locali attraverso il centro di documentazione regionale della regione Piemonte. Ci tengo a sottolineare che è un investimento che 15 anni fa la regione ha fatto, grazie anche all'opera di Sante Baiardi, che è qui insieme con noi del CIPES, e qui con noi c'è anche Elena Cofano, che è la responsabile. 15 anni quest'anno, facciamo un compleanno, siamo adolescenti, e questo è uno degli eventi che abbiamo voluto usare per festeggiare. Sono, per quello che ho fatto negli ultimi anni, posso dire che ho fatto per quasi 30 anni il direttore del centro di Bracatinà, e attualmente collaboro con questo gruppo di lavoro sul teatro sociale, faccio altre cose, ma In questo pomeriggio introduco la prima sessione che del teatro sociale di comunità tratterà del sociale e della comunità in particolare, perché in definitiva quello che diceva Claudio
è vero, ma noi oggi parliamo di un teatro particolare, un teatro che lavora su quelli che sono gli elementi oggi più critici, che sono appunto quello che tiene in piedi la società, e sono i legami sociali, sono i beni comuni, sono le capacità di lavorare insieme, di stare insieme, che oggi esprimono gravi crisi. Per far questo cominceremo con Chiara Saraceno, che ci parlerà della possibilità che il welfare possa diventare un bene comune. E Chiara Saraceno ha insegnato sociologia a Trento, a Torino, ha diretto anche, è stata la direttrice dell'Istituto di Sociologia e oggi lavora, diciamo, honorary fellow al Carlo Alberto di Torino, lavora, sì, e corrispondente fellow della British Academy. In particolare però voglio sottolineare che quest'anno ha pubblicato un libro per i tipi della Mulino intitolato giusto appunto Welfare, che consiglio ai giovani perché dà un inquadramento di questa strana parola, che però è quella che ci permette poi alla fine di vivere in una situazione potenzialmente leggera e che mette in evidenza come oggi noi possiamo utilizzare una serie di aiuti che non sono più spesso identificati in persone, familiari, vicini, ma sono diventati un po' anonimi ed è importante in qualche modo riconoscerli per quello che sono, per capire come arricchirli, come dargli maggiori fondamenti. Parlare del welfare oggi è complicato, perché sembra una cosa che stiamo perdendo, che è perduto, che è degradata. In realtà le cose sono un po' più complesse di così. Innanzitutto va detto che il welfare come quell'insieme di attività e di trasferimenti che garantiscono il benessere delle persone è fatto di una serie di, non solo di interventi, ma anche di una serie di attori, cioè non è mai stato opera di un attore solo. In gergo si dice che c'è sempre un welfare mix, oppure che c'è un puzzle più o meno di welfare, perché tradizionalmente il welfare, cioè il soddisfacimento dei bisogni degli individui, è stato garantito nel bene e nel male, a seconda delle risorse che c'erano, dalle famiglie, dalla solidarietà familiare. Accanto alle famiglie c'erano le comunità locali, le chiese, le opere caritative e così via. Il grande salto di qualità è stato compiuto quando si è sviluppato il welfare state, ovvero quando una parte grossa o piccola del welfare, cioè del benessere, del soddisfacimento dei bisogni delle persone, che non sono solo i poveretti, tutti noi, come dice una filosofa statunitense, Martha Nussbaum, nasciamo bisognosi e siamo diversamente bisognosi nel corso della nostra vita. Nasciamo bisognosi perché nasciamo non autonomi, ci capita ogni tanto di essere ammalati, poi diventiamo vecchi, insomma, e se ci va bene è così, poi se ci va male gli incidenti di percorso possono essere più di uno, e anche le persone totalmente sane di fatto hanno anche bisogno di altri, hanno bisogno, che so, il lavoratore che si presenta tutte le mattine ha bisogno di qualcuno che si occupi della sua famiglia, dei suoi bambini, per esempio, questa può essere la moglie per lo più, se ce l'ha, o la mamma o la sorella, ma a volte sono i servizi.
e così via. Quindi, come dire, lo stato di bisognosità non è uno stato eccezionale nella condizione umana. Allora, il welfare che si prende carico di questa bisognosità, dicevo, il salto di qualità è avvenuto quando se ne è occupato, ha cominciato a diventare una responsabilità pubblica, non caritativa, e almeno nei paesi democratici, perché c'è un welfare anche nei paesi non democratici, pensate ai paesi ex, socialisti, durante il regime socialista avevano un welfare, come no. Ma nei paesi democratici questo è avvenuto anche nella forma di diritti sociali, cioè non era un'erogazione, non è, non dovrebbe essere un'erogazione più o meno benevola verso qualcuno, ma benevolo legata a condizioni, cioè solo se fai bravo, se sei fedele, altrimenti eccetera eccetera, ma fa parte dei diritti di cittadinanza. Allora, questo spostamento è stato importantissimo, ma in qualche modo ci ha fatto dimenticare gli altri pezzetti, e soprattutto ha fatto in qualche modo trascurare la dimensione attiva di partecipazione dei cittadini alla produzione del welfare, non solo nel privato della famiglia o nel privato del volontariato o di altre cose, ma proprio come cittadini. Sembrava che quando si parla di cittadini si dovesse parlare di ciò che ricevo in quanto tale, non del welfare come responsabilità collettiva. Oggi siamo in una congiuntura, in particolare in Italia, ma sta avvenendo in altri paesi, in cui il welfare pubblico, cioè quello dello Stato, viene progressivamente ridotto, e soprattutto in cui c'è un discorso pubblico sul welfare a mio parere fuorviante. Se voi leggete i dibattiti o sentite anche i dibattiti europei, quelli che poi arrivano anche sui giornali di casa nostra, e che in Italia, in cui non abbiamo mai avuto un welfare molto universalistico, molto di cittadinanza, abbiamo avuto troppo a lungo e troppo spesso un welfare dei diritti acquisiti piuttosto che un welfare dei diritti sociali, e quindi abbiamo sviluppato poco una cultura della cittadinanza universalistica e molto più una cultura delle categorie che hanno diritto e io ho più diritto di te, e lo si vede anche nel dibattito di questi giorni, ma su questo non ho voglia di soffermarmi. Allora, dicevo, nelle strettoie dei bilanci, ma anche di una cultura che in gergo si dice neoliberista, che questo voglia dire, ma comunque di un'idea che troppa protezione fa male, che troppa protezione mina la fibra morale delle persone. Naturalmente è sempre della fibra morale dei più poveri che si parla, mai della fibra morale dei più ricchi, i quali invece hanno una morale assolutamente integra e solida, ma questo di nuovo è un altro problema. Allora, si dice che bisogna fare in modo che il welfare da passivo diventi attivo, cioè ogni forma di protezione è vista come un rischio, appunto un rischio insieme morale, oltre che per il mercato naturalmente, ma un rischio morale. Non ci sono molte prove empiriche che sia così, non ci sono prove empiriche neanche a livello internazionale, che se io do delle indennità di disoccupazione troppo generose, poi la gente non ha voglia di lavorare, perché in realtà sembra che le persone, se il lavoro è dotato di senso e di valore, preferiscano lavorare. Il problema è quali lavori, ma non il fatto che la gente preferirebbe vivere di rendita, e così via. Ma non ci sono. Comunque, al di là di questo, c'è l'idea che bisogna passare dalle protezioni, dal welfare passivo, così si dice, al welfare attivo. C'è molta, come dire, molta
ambiguità in questo termine, ma io invece voglio prenderne un aspetto positivo. In questo discorso ciò che emerge è l'idea che il welfare può essere un investimento, che il welfare può essere un investimento sociale. E da qui che appunto è appunto il punto che voglio fare con voi oggi. Cosa vuol dire che il welfare può essere un investimento sociale che vale la pena che venga fatta dal pubblico e anche con denaro pubblico se necessario, ma aggiungo che deve essere un investimento fatto anche dai cittadini, non solo come pagatori delle tasse, ma come cittadini nelle forme della cittadinanza attiva. Nella vulgata più diffusa, welfare dell'investimento sociale vuol dire che bisogna consentire o privilegiare solo quelle forme di trasferimenti in denari o in servizi che producono dei bravi lavoratori, che aiutano il mercato del lavoro. È una visione un po' riduttiva dell'investimento sociale, onestamente, non perché io sia contraria a questo, va benissimo, ma è una visione un po' riduttiva dell'essere umano, detto tra di noi. Anche il lavoratore più pieno e più soddisfatto possibilmente dovrebbe voler fare anche altre cose nella vita, sostanzialmente, no? Non essere così unidimensionale che gli basta il lavoro, che gli basta il lavoro. In più, dire che solo la partecipazione al mercato del lavoro, per quanto importantissima, e oggi non potremmo dire, non potremmo negarlo in una situazione in cui, soprattutto per le giovani generazioni, ma anche per i 40-50enni, stare nel mercato del lavoro è difficilissimo, quindi è importantissimo, come no, non solo perché dà non solo denaro, ma dignità, senso di utilità e così via. Però ridurre tutto il senso della vita umana e del benessere ad avere un lavoro possibilmente decente e ben remunerato è una visione riduttiva, perché sono tante altre cose che noi facciamo come esseri umani, le relazioni, la cura, l'ambiente, una serie di cose. Quindi mi piace l'idea del welfare come investimento sociale, ma allargandolo con una visione più ampia che prende più dimensione e prende anche più attori in questo investimento, ed è questo che fa sì che possiamo pensare al welfare come un bene comune. Perché che cosa fa il welfare, andando al di là della distinzione un po' di lana caprina tra attivo e passivo, tanto per darvi un'idea di indennità di disoccupazione, le pensioni naturalmente sono passive, anche l'indennità di disoccupazione senza vincoli sarebbe passiva, mentre invece se ci sono dei vincoli che ti spingono al mercato del lavoro è attiva. Non so bene la medicina come sarebbe, perché se un malato va curato solo perché poi si possa ripresentare nel mercato del lavoro oppure no, questo non mi è chiaro, ma di solito... Io poi, essendo ormai passata nella categoria dei pensionati, sono molto preoccupata, perché dicono che non voglio, vai a una certa età in cui investire su di me non vale più tanto la pena, perché prima o poi morirò, e quindi allora forse poi mi tolgono anche la pensione perché non vale la pena di investire su di me. Quindi sono anche molto preoccupata di questa distinzione tra attivo e passivo. Ma al di là di delle ragioni, dei conflitti di interesse personali, mi sembra un po' riduttivo. Andando al di là, il fare stare bene le persone, cioè il sottrarre, diceva il vecchio Thomas Marshall, qui dobbiamo la teorizzazione del welfare state, sottrarre gli individui all'alea del bisogno, cioè al fatto che non possano, al rischio di non poter soddisfare i propri bisogni fondamentali, l'istruzione, la formazione, il potersi curare se malattie, eccetera, fa star bene gli individui innanzitutto, come dire, fa stare un po' più sicuri e anche fa stare meglio per questo, ma fa star bene anche le comunità, fa star bene anche le comunità, che sono comunità
che non sono continuamente affannate perché non sanno come tireranno il pranzo con la cena, se saranno in grado di curarsi, se i loro figli potranno andare a scuola, se i loro figli avranno chance simili ai figli di altri un po' più fortunati di loro e così via. Questo è il welfare dell'investimento sociale. Allora, il welfare dell'investimento sociale, per prendere anche il linguaggio che abbiamo utilizzato, è il welfare che investe, di solito si dice, nelle capacità degli individui, che investe nelle capacità degli individui abilitandoli, cioè mettendoli in grado di sviluppare al meglio le proprie capacità e di metterle a frutto. Non è un welfare in cui tutte le vacche sono nere, sono tutte uguali, ma a ciascuno la possibilità di sviluppare al meglio le proprie capacità e di metterle a frutto e quindi di farsi valere, di farsi riconoscere come persona dotata di competenza, eccetera. Aggiungo io, però, è anche un welfare che per ciò stesso investe nella comunità, cioè in una comunità. Perché costruendo capacità o abilitando le capacità degli individui, costruisce, diceva prima lei, scusi non ho colto il nome, ma costruisce anche fiducia, cioè fiducia sia nel tempo, nell'orizzonte temporale, posso aver fiducia che anche se mi capita qualche cosa, ma anche fiducia tra le persone, quindi non è solo un investimento negli individui, è anche un investimento nella comunità, è un investimento in capitale sociale, addirittura direi più che un investimento in capitale sociale, nel senso che è un investimento nella costruzione, nel favorire le condizioni di capitale sociale e quindi nella coesione e nel benessere di comunità. Ed è qui il punto, e finisco perché credo che il mio tempo sia finito, ma il punto del welfare come bene comune. C'è tutta una lunga letteratura e un lungo dibattito su questo, ma cosa vuol dire fare il welfare? Prendere il welfare come bene comune. Nell'esempio del Teatro della Salute che è stato raccontato prima, cioè di questo evento, ma non soltanto di ciò che sta dietro, è un esempio bellissimo di quello che io intendo per il welfare come bene comune, cioè in cui sono compresenti non fianco a fianco, solo nella sorta di divisione del lavoro, tu fai questo e io fai questo e tu riempi i buchi che io non riesco a riempire e così via, ma sono presenti nella collaborazione, quindi nella costruzione di un'attività comune, sia pure con ciascuno con le proprie specialità e competenze, attori pubblici, attori privati, attori pubblici di tipo diverso e così via, e anche volendo cittadini singoli ma più facilmente organizzati, che è una cosa diversa da ciò che oggi c'è nel dibattito sul welfare come soluzione alla crisi di bilancio e al fatto che il welfare non potrebbe più far fronte a tutto ciò che ci si aspetta da esso, il welfare pubblico. Non si tratta di costruire un welfare parallelo, qualcuno parla da questo punto di vista di secondo welfare, no? Quello delle assicurazioni oppure anche quello delle imprese, che sono cose ottime, ma se noi, il welfare di cittadinanza è un welfare che garantisce diritti ai cittadini, non diritti perché lavori in quell'impresa lì o perché fai parte di quell'associazione lì, esattamente come perché, non solo perché sei figlio o sei membro di quella famiglia lì che ha risorse diverse da quella famiglia là.
e invece il fatto che tutti si, cioè, che ci si sente parte di un progetto comune che deve valere per tutti quelli che vogliono accedervi. Quindi non è privatizzato, al contrario, in cui si pubblicizzano le azioni e competenze che sarebbero in molti casi esclusivamente private, cioè private o di singole associazioni. Quindi va benissimo, cioè non sto riferendomi soltanto al welfare prodotto dal terzo settore, ancora meglio, o dal volontariato, come parallelo e integrativo al welfare pubblico, che va benissimo, ma al fatto che ci si sente, che i cittadini in quanto tale si sentano responsabili della produzione del bene comune. Allora, questo fa sì che uno possa vedere, finisco davvero con questo esempio, che non entro nell'esempio del teatro perché non ne ho competenza, anche se da giovane volevo fare l'attrice, ma è rimasta così. A questo punto, a dare una mano nella scuola non è più solo il tappabuchi perché non ci sono abbastanza insegnanti di sostegno, ma può diventare invece, come dire, il modo normale in cui si partecipa, non solo facendo le assemblee, alla costruzione della scuola per i propri figli. Questo naturalmente richiede, come dire, anche il cambiamento di logiche anche da parte del pubblico, perché il pubblico spesso, cioè, le logiche da parte del privato, anche del cosiddetto privato sociale, parola simbolo che non mi piace ma che viene molto usato, il quale tende invece a tesaurizzare, a privatizzare, a mantenere il monopolio sui propri settori, ma, e quindi a entrare un po' di più in comunicazione, ma anche da parte del pubblico, che oscilla quasi sempre tra la delega o la direttiva top down, quello che è difficile spesso al pubblico è il coordinamento, certo con un dovere di monitoraggio e di regia, perché è il pubblico che è responsabile verso i cittadini, quindi deve stare attento che le cose avvengano come devono avvenire, però non è né la delega né il top down in cui gli altri sono puri o tappabuchi o esecutori. Grazie. Io leggerò, perché così sto nei tempi, sono sicuro di stare nei tempi, però volevo prima dire due parole. Una cosa, il mio intervento si riallaccia a quello che mi ha preceduto in relazione al tema del bisogno, della mancanza, e poi si vedrà perché. E poi volevo dire che è importante però partire da un rovesciamento di prospettiva. Io non credo di essere qui per parlare del teatro sociale di comunità. Adesso si scandalizzano tutti, invece vorrei che capiste questo passaggio. Io sono qui a parlare del teatro, cioè del vero teatro, dell'unico teatro, di un modello teatrale che si è perso nel tempo. Noi siamo abituati a pensare al teatro come a quello che si vede nel teatro stabile. Allora, quello non è il teatro, è una parentesi che nasce a un certo punto, si sviluppa e ha già la sua parabola discendente da molto tempo. E dobbiamo recuperare l'orgoglio del teatro, del fare teatro, secondo un modello che cercherò di descrivere adesso, che è il modello del teatro, non quello del teatro borghese, che è finito. Perché se non capiamo questa cosa, se non rovesciamo la prospettiva, questo sarà sempre un teatro minore. Non è un teatro minore, è il teatro, punto. C'è una profonda differenza fra il teatro che la tradizione occidentale ha identificato come oggetto artistico e ci ha consegnato come unico modello possibile della scena, e le sempre più numerose esperienze di quel fenomeno
che è venuto via via definendosi, purtroppo quindi come ghettizzandosi, ma è per questo che io voglio ribaltare la prospettiva, all'interno degli studi teatrologici come teatro sociale, teatro di comunità. In più occasioni l'ormai ampia letteratura sull'argomento ha affrontato questo nodo, ma a mio parere non tutti gli aspetti implicati in tale distinguo, che teorico e metodologico anzitutto, ma che ha ricadute notevoli sulla possibile comprensione dei fenomeni stessi e sulla loro configurazione, sono stati ancora sciolti. Non ho la pretesa di affrontarlo con sistematicità, perché abbiamo poco tempo, però voglio porre alcuni punti che possono essere utili alla discussione, soprattutto del rapporto che si crea fra teatro e cura, teatro e salute. Il teatro, inteso come una delle arti, va collocato entro le coordinate della più ampia problematica della verità come rappresentazione, della adequatio, cioè fra persona e realtà. Si tratta di un processo che è innanzitutto conoscitivo, che sottende una visione secondo la quale la libertà umana viene decisamente sacrificata. Se la realtà del mondo può essere dominata dall'uomo solo seguendo le regole della rappresentazione, l'esito di questa azione epistemica è l'estraneità del mondo al soggetto e del soggetto a se stesso. La logica formale implicata dalla rappresentazione riprodotta nel teatro come messa in scena registica di un testo, di personaggi, di un microcosmo mimetico del mondo, è ancora quella dell'ideale dell'oggettivismo metafisico, che nel tentativo di valorizzare la soggettività, di fatto, nella riduzione antropologica della modernità, la aliena, perché assolutizza il processo formale del metodo e comprime la ricchezza dell'esperienza, che diviene così estranea al dinamismo conoscitivo della verità. La verità è attingibile piuttosto come riconoscimento del dato che, vale a dire di una fenomenalità come donazione, indefinibile, continuamente eccedente, incomprensibile. La determinazione più originaria del fenomeno è la sua donazione, che è sempre al di là della spiegazione e della soggettività trascendentale. La donazione va infatti messa in relazione con una ricezione, prima e oltre ogni sua definizione. In altre parole, ciò che si dona implica anzitutto che lo si riceva. Ciò porta al superamento dell'istanza di andare alla ricerca dell'unità di senso dell'oggetto a partire da una soggettività costituente. Il rapporto fra soggetto e oggetto, spiega Marion, Jean-Luc Marion, che è un fenomenologo francese, il rapporto fra soggetto e oggetto si spiega con una relazione di inclusione della libertà del soggetto e della sua autonomia nella donazione del fenomeno. Anche Merleau-Ponty parla dell'essere selvaggio come esperienza di inclusione di essere e non essere, in cui da sempre la persona è implicata nei termini della partecipazione. Tutto lo spettacolo occidentale, nelle sue forme consolidate della cosiddetta prosa e del balletto, in altri termini il teatro incentrato sulla parola e la danza tutta ostensione corporea, non sono unicamente il frutto, come è stato ampiamente ribadito dagli studi degli ultimi 30 anni, degli steccati istituiti dalle dicotomie del pensiero platonico, via via cristallizzatesi nella poetica aristotelica e poi riprese nel Rinascimento. In realtà la base di un teatro che istituisce le sue forme e basa il suo statuto sulla delega, piuttosto che invece sulla partecipazione, è un teatro che rinuncia progressivamente alle sue prerogative rituali e quindi alle sue prerogative di efficacia di trasformazione. Ed è purtroppo qui che sta in mezzo il concetto di rappresentazione, che è un meccanismo della conoscenza che a partire da una presenza permette la possibilità di una sua costante ripresentazione e duplicazione. Però qui è a ben vedere in azione quella metafisica della presenza di cui parla Derrida, fonte di rischiose divisioni
contro le quali si è scagliato gran parte del pensiero del Novecento. È insomma il teatro della prepotenza e della separatezza che abita i teatri stabili, sontuosi palazzi della tirannide, che soggioga e schiaccia ogni tentativo dei molti di realizzare il proprio desiderio di occupare la scena. Ad un teatro come rappresentazione della presenza, il teatro della cura, cioè il teatro, perché tutto il teatro è sempre stato teatro della cura, oppone una corporeità come scrittura, come geroglifico, una carne come consegna dell'essere, condizione di possibilità dell'apparire fenomenico, una carne come donazione. L'espressione consegna dell'essere va intesa nei suoi molti sensi e nella duplicità oggettiva e soggettiva del genitivo. La condizione del soggetto è infatti quella dell'affezione, della passività radicale, di un essere affetto da. Noi siamo affetti da perché esistiamo, non perché siamo malati. È costitutivo della persona l'essere affetto da. Siamo attori e ricettori di questa consegna dell'essere nella stessa misura e nello stesso modo di ogni fenomeno. E quindi l'uomo sa che nella sua carne l'essere gli è consegnato, donato, nei termini di un marchio indelebile che spesso assume la determinazione del peso della sopportazione e dell'angoscia, soprattutto perché diviene compito inderogabile di essere. Ma questo essere segnati con, essere segno comune, è anche apertura di prospettiva comunitaria, profezia della possibilità di condividere consapevolmente il peso di questa consegna. E credo che il welfare, secondo me, sia un po' la condivisione, dal punto di vista filosofico, sia la condivisione della consegna dell'essere. Almeno penso. La consegna dell'essere infatti compito attivo della vita, possibilità di trasmissione in molti modi e da tutti i punti di vista, anche e soprattutto trasmissione dell'incarnazione. Ricominciare a trasmettere attraverso di sé e nelle forme proprie della creatività umana è speranza di una riattivazione della tradizione, nel senso di tradere l'essere, non in termini kenotici, nella consapevolezza dell'inevitabile minaccia di tradirlo, ma nel senso della consegna, soprattutto in una società come la nostra che sembra piuttosto destinata all'accumulo, alla sterile archiviazione e alla soluzione di continuità fra cultura e sua trasmissibilità, finendo con l'interrompere il fecondo atto vivente della tradizione. Il corpo, dicevo, come geroglifico vivente sulla scena di quello che mi piace definire un nuovo teatro della consegna. È segno, ma differente dall'essere cui rinvia e di cui sta occupando il posto. Uno scarto incolmabile inerisce la traccia che siamo, il continuo rinvio, il rimando che ci costituisce, che mentre segna una distanza, nel contempo, in quanto traccia, in quanto indice di un'assenza, rivela la consegna, il destino di segno che ci accompagna e in cui è adombrata la verità dell'essere. Pienezza non come altro e altrove, ma proprio come quel corpo lì e ora sulla scena teatrale, e non come doppio di una presunta realtà di riferimento che per conoscere dovremmo in qualche modo adeguare o rappresentare, ma come luogo protetto in cui vivere per imparare a vivere. Questo è un po' il teatro. Proprio per tale motivo il teatro della cura si colloca sul versante della vita, nei suoi risvolti di concretezza pratica, nel contesto dell'azione che caratterizza il fluire delle nostre esistenze, chiamate nel nostro tempo a decidere sempre più rapidamente in contesti di conflitto e di contraddizione fra norma universale e contingenza locale. Attraverso il teatro si tratta di definire un orizzonte che è quello di una pratica dentro il mondo finalizzata al suo orientamento, all'autocomprensione dell'uomo. Si tratta di un attraversamento di tutta l'esperienza per trovare ciò che la costituisce mentre essa si fa, per trovare il senso, ma ripeto appunto, del momento
della sua concretezza. La sintesi dell'esperienza trova così una luce nella pratica. L'esperienza è sempre data e dentro quella datità di cui parlavo prima. Ma per comprendere l'esperienza c'è un itinerario che alla fine approda all'azione. Quindi cercare di comprendere l'esperienza porta a darle forma, quindi porta a un'azione, a una performance, come messa in comune e in circolo, come presa di senso per sé e gli altri. La soggettività si costituisce attraverso una presa di coscienza, un ritornare a sé a partire dalle sue manifestazioni. L'alterità è costitutiva della soggettività e ciò è visibile e si rivela costantemente dentro il teatro, dove è in atto una costante dialettica del riconoscimento. La stessa dimensione tragica dell'esistenza, che è data dalla contraddizione fra le alternative di pensiero e le azioni morali, fra la ragione e la presenza del male, che ovviamente la ragione non comprende, ma che può solo descrivere e può solo in qualche modo operarne una presa d'atto, non si può risolvere in termini teorici. Questa contraddizione è una concretezza vissuta, è un vissuto. Si dà un'empirica di questa contraddizione, non si può dare un'eidetica, dice Ricoeur. Nell'uomo possibilità e libertà implicano sempre quindi una azione di responsabilità. È solo nella pratica, nell'azione, nella performance del teatro, che è esperienza del come se e accettazione pratica della propria condizione di traccia di verità, che i conflitti trovano una composizione. Si tratta della sintesi pratica e non speculativa dell'esperienza. Il soggetto è aiutato nel fare teatro a comprendere che può decifrarsi nelle sue azioni, nelle sue opere, nei suoi atti, nelle sue parole, che sfuggono talvolta alla sua stessa intenzionalità. E in quanto scrittura leggibile nei contesti sociali, secondo codici a volte inconsci. Quindi il teatro lo aiuta a comprendere questi processi, questo essere nella continua relazione. Attraverso le pratiche questo è possibile. Le risorse creative del soggetto, che è un essere simbolico, gli permettono un'attività interpretativa feconda per il superamento di quella contraddizione che dicevo prima. Nell'agire simbolico del teatro, l'attività metaforica del linguaggio del corpo illumina l'opposizione fra il sentire sensoriale e l'espressione linguistica. La metafora si fa medio fra la percezione viva del reale e la sua dizione linguistica. In altre parole, il linguaggio del teatro dei corpi viventi sulla scena riesce a dire la realtà attraverso la sintesi metaforica. E questa sintesi metaforica genera sempre senso nuovo. La sintesi dell'eterogeneo permette la penetrazione e la comprensione del reale. La funzione mimetica del teatro non è pura imitazione, non è solo rappresentazione, ma è metafora viva che porta alla luce la struttura anche temporale dell'agire. E in questo agire nel tempo il teatro si fa cambiamento, trasformazione, innovazione, perché no, guarigione e salute. È l'ultima pagina. L'esempio più evidente di questo processo è, per fare un esempio, il meccanismo della narrazione, che è spesso usato nelle azioni di teatro della cura. La scissione del soggetto si risolve nella riconfigurazione narrativa applicata dalla persona alla propria storia. È lo stesso percorso che il soggetto compie all'interno dell'avventura conoscitiva, che è l'esperienza. Quando il racconto dell'evento o di ciò che ho vissuto in termini percettivi, passato al vaglio della memoria, dell'emozione e della ragione, diventa forma condivisibile e per ciò stesso luogo della messa in comune del senso.
L'identità narrativa, lungi dal cadere nell'errore di mettere in risalto l'esigenza di ricercare ciò che costituisce l'unità del senso, dell'oggetto, e di fondare questa unità in una soggettività costituente, invece è un'identità mobile, è un'identità relazionale, il cui rapporto soggetto-oggetto è in realtà un'inclusione delle prerogative di autonomia dei soggetti nella stessa donazione dei fenomeni. Quella consegna dell'essere di cui parlavamo prima diventa comunità. A tal proposito, il concetto di rappresentazione a questo punto del discorso torna con una connotazione meno invasiva di quella che avevamo visto all'inizio. Su un piano di saggezza pratica, la rappresentazione gioca un ruolo di mediazione simbolica nei confronti delle pratiche sociali, quando queste ultime sono finalizzate a instaurare dei legami sociali o a costruire identità collettive e appartenenze. Le diverse identità narrative che il teatro della cura avvia sulla strada dello scambio simbolico procedono alla costruzione di comunità quando si scoprono in tensione verso la medesima istanza di vita buona. Il rapporto con l'altro contiene come costitutivo la stima di sé. L'altro è infatti portatore e portato della stessa consegna donazione, è carne della medesima presa apatica della vita, è condizione veritativa di dell'essere traccia che sono io. La ritrovata dimensione comunitaria come identità condivisa, aperta, partecipata, innesca processi di azione e guida verso la saggezza pratica. È grazie ad essa che il conflitto tragico di cui parlavamo prima, fra caso particolare dell'agire umano e la più grande esigenza normativa, trova una sintesi. L'applicazione circostanziata della norma, seguidata nell'intento morale di non contraddirla o di smetterla, non è lassismo o deroga, ma capacità di giudizio che sa cogliere l'universale senza trascurare la circostanza particolare, che è poi la condizione esistenziale di ogni vivente. Ci sono tre messaggi principali su cui io proverei a trarre la vostra attenzione. Uno è sostanzialmente concettuale ed è quello che ha a che fare con la relazione tra politiche e salute, la sua valutabilità e perché e come, perché è così difficile che le politiche si interpellino sull'effetto che possono avere sulla salute, comprese le politiche della cultura, dell'educazione, dell'istruzione, del welfare, eccetera, e compreso la questione del fatto di come il teatro, i soggetti che fanno questa attività possono in qualche modo interferire in questa storia. La seconda parte invece più entra a gamba tesa sul tema di quanto cultura e educazione influenzano la salute, dati meccanismi, soluzioni e potenziali di salute guadagnabili, e la terza è sulle sfide per il futuro. Andiamo avanti. La prima parte ha a che fare con la storia di salute in tutte le politiche, che è il paradigma di questa cosa. Andiamo avanti perché i presenti la conoscono molto bene. Andiamo avanti. Questi oggetti qua che hanno a che fare delle relazioni tra politica e salute sono già stati in qualche modo ben fotografati dal BES. Chiara Saraceno ha partecipato alla fabbricazione di questo nuovo oggetto benessere, equità e salute, che sono gli indicatori alternativi al PIL che CNEL e Istat hanno cercato di mettere in campo avanti e che raccolgono una dozzina di dimensioni, dietro a cui ci stanno tutte le politiche, dalla sicurezza all'ambiente, allo sviluppo, all'economia, all'istruzione, eccetera, e la salute, andiamo avanti, e quando qualcuno ha provato a validare questa misura, tutti quelli che stavano a votare dicevano: ma la salute è in testa a tutte queste cose, è il cardine in termini di importanza e anche in termini di destinatario delle azioni di tutte le altre dimensioni della salute, anche se il BES in questo momento non lo riconosce ancora, questa dinamicità relazionale delle indicazioni che ci stanno sotto. E questa è la chiave di salute in tutte le politiche. Andiamo avanti.
che in termini di, spero che almeno quelle grandi si vedano, che in termini di sintassi è fatta sostanzialmente di quattro elementi, tra l'altro c'è quello di cui ci parlavate prima, i bisogni, e le politiche sono quelli che cercano di rispondere ai bisogni. Tutta questa storia ha un effetto sulla salute attraverso degli elementi intermedi che sono gli obiettivi delle politiche, cioè gli oggetti che le politiche cambiano, che dal punto di vista della salute sono i veri determinanti della salute, che poi mediano il loro effetto sulla salute modificando quei fattori di protezione o di rischio che sono i meccanismi che effettivamente influenzano la salute. Di solito gli esempi classici sono: la gente ha bisogno di muoversi, per il bisogno di muoversi ci sono le politiche dei trasporti, da queste politiche dipendono quante veicoli Euro 0, Euro 1, Euro 2 circolano per la strada, se ce ne tanti veicoli scassati c'è un sacco di polveri sottili che noi respiriamo e quindi ci sono molti più infarti che arrivano all'ospedale, al pronto soccorso. Questa è la storia di una politica, di un bisogno, una politica su una scala macro. Su scale più micro, per dire che questo oggetto riguarda tutti, non riguarda solo l'assessore alla mobilità, il sindaco Fassino, eccetera, ma riguarda tutti, ci sono bisogni come il fatto di divertirsi, ci sono le politiche del verde pubblico che rispondono a questo, ma dentro alle politiche del verde pubblico c'è anche qualcuno che decide quando si taglia l'erba nei giardini. Ma se quel signore che è al primo piano del comune, del municipio, decide la data in cui mandare a tagliare l'erba dei giardini, la ditta che ha vinto l'appalto non consulta il calendario dei pollini, i bambini che stanno nella scuola davanti al giardino in cui tagliano l'erba hanno crisi di asma se sono atopici. Questo vuol dire che la responsabilità di salute in tutte le politiche non è solo del sindaco Fassino qua, ma anche dell'oscuro funzionario che decide quando è che si ordina di andare a tagliare l'erba. Questa è la chiave di salute in tutte le politiche. Qualsiasi signore o entità, istituzione che abbia una qualche responsabilità in una qualsiasi azione di rilievo pubblico, sociale, ambientale, eccetera, deve interpellarsi se effettivamente sta mettendo in moto una catena di questo tipo. Per interpellarsi di questo è facile su questo angolo dello schema, perché la sanità pubblica sa un sacco di quello che capita, i suoi modelli di risk assessment eccetera, andiamo avanti. Invece è un pochino più difficile conoscere bene questo lato, perché di solito è nelle mani di chi si occupa del teatro, di chi si occupa del welfare eccetera, e spesso questi due mondi parlano poco. Ma andiamo avanti. La domanda che vi voglio lasciare è che tutta questa storia spesso è minacciata, come già ci ricordava Saraceno prima, da un bisogno più radicale che sta alla base di tutti, che sono esattamente le pari opportunità di poter godere, di poter sviluppare le proprie capacità dentro la scena della vita quotidiana dell'individuo, delle famiglie e delle comunità. E lì qua si distinguono, perché la domanda che mi è stata fatta è: quando è che le scelte fanno la differenza? Allora, ci sono due categorie di scelta a questo proposito, perché le pari opportunità delle persone possono avere a che fare con questa storia sia perché hanno a che fare con la politica di per sé. Quando voi fate politiche del lavoro, dell'istruzione, del reddito, eccetera, voi state facendo politiche di stratificazione sociale, il cui obiettivo primario è costruire pari opportunità. Quando invece voi fate politiche diverse, dell'ambiente, della sanità, eccetera, voi in verità vi occupate di altri obiettivi. Però vi dovete chiedere se eventualmente le disparità non influenzano il modo con cui la vostra politica funziona. Questo ha questa conseguenza dal nostro... Non vediamo più gli esempi, andiamo avanti. Questa ha una conseguenza... Andiamo avanti. Ha come conseguenza che quando le politiche hanno come responsabilità primaria la stratificazione sociale, cioè la pari opportunità, è inutile che noi andiamo a rompere le scatole per insegnare come si fanno le politiche del welfare. Chiara Saraceno sa benissimo come si fa le politiche del welfare per raggiungere quei risultati. Semmai la sanità ha il compito di andare ad aiutare Chiara Saraceno a capire quali sono gli effetti marginali sulla salute di quella politica che lei sta disegnando, per decidere se farla più intensa o meno intensa, o non farla del tutto. Nel caso invece delle politiche, scusa, andiamo avanti, nel caso delle politiche
diverse, quelle che invece agiscono su ambiente, sanità, eccetera, che non c'entrano con la stratificazione sociale. Considerare l'effetto marginale sulla salute può cambiare il disegno della politica. Io posso andare da quello che fa, che disegna una politica ambientale del territorio, che pianifica la città, o la sanità, eccetera, a dire: guarda che se tu hai ignorato il fatto che questo, che questa politica qua disegnata in quel modo fa quell'effetto diverso tra persone con diverse caratteristiche sociali, tu sbagli la politica, devi cambiarne il disegno. Questo dal punto di vista, che differenza fa per le scelte? È che la responsabilità di chi si occupa di salute è diversa tra queste due categorie. Io non vado a insegnare a chi fa politica del lavoro come costruire migliori opportunità di occupazione, ma semmai vado a dirgli quanto guadagno in più di salute produce questo. Avrà un elemento in più per giudicare se è davvero importante o no investire su questo invece che su altro. Non vado a insegnargli cosa fare. Mentre invece a chi fa politiche di questo tipo bisogna andare a insegnare anche cosa fare. Cioè bisogna accompagnarli nella progettazione e disegno delle politiche. Sono proprio due mestieri diversamente ambiziosi questo. E questo è un aspetto di salute in tutte le politiche che non aveva considerato. E passo alla seconda parte, chiudo, andiamo avanti, che era invece, scusate, faccio solo un esempio, tanto per, entro nel tema, andiamo indietro, nel tema di chi fa politiche di stratificazione sociale, così entriamo nei dati torinesi, veniamo vicini, mettiamo in scena i dati. Questa è la speranza di vita per classe, vedete qualcosa? È la speranza di vita per classe sociale a Torino negli anni 2000. Guardate, questi sono i dirigenti, quelli là sono gli operai non qualificati. Vedete, c'è una differenza di 5 anni e mezzo a scalare in modo gradiente tra questi diversi estremi. Questa è tipicamente l'importanza di considerare un effetto sulla salute, sul disegno delle politiche e della pensione. Oggi chi discute di coefficienti pensionistici, di età pensionistica, di solito non considera che alle soglie del pensionamento si arriva con una differenza di 5 anni e mezzo di speranza di vita. Col che, calcolando la pensione con la media della speranza di vita a denominatore, finisce che quei signori lassù, operai non qualificati, pagano la pensione per 3 anni ai dirigenti. Allora, questi sono aspetti fondamentali dentro il nostro processo di valutazione e impatto sulla salute che vengono totalmente ignorati se non si prende in esame. Andiamo avanti. E entriamo allora, arriviamo alla salute, andiamo avanti. E i dati. Non metto in scena la vita, metto in scena la morte, questa è la mortalità dei torinesi per titolo di studio, e vedete ci sono, qua in basso ci sono i laureati, in alto e in chiaro, che voi non vedete, ci sono le persone con le elementari, a parità d'età si comincia dall'inizio degli anni 70 e si finisce alla fine degli anni 2000. Questa è una storia che fa vedere differenze molto importanti tra le diverse. L'istruzione a parità di età è il principale determinante delle differenze di speranza di vita della popolazione. Questi sono gli uomini, e tra l'altro queste differenze si stanno stringendo un po' nel tempo, è una buona notizia. Vediamo le donne, quello successivo, l'immagine è uguale, vedete, di nuovo differenze importanti. Le differenze si stanno chiudendo nel tempo, ma sfortunatamente si stanno chiudendo perché aumenta la mortalità delle laureate. Il primo effetto dell'ingresso sulla scena dell'emancipazione femminile, che ha portato con sé ritardo nell'età al primo figlio e fumo, come epidemie che stanno avendo un effetto importante su questa categoria. Quindi disuguaglianze in questo caso si stanno stringendo. Queste sono le testimonianze più importanti, andiamo avanti. Del ruolo dell'istruzione è una cosa che non riguarda solo la mortalità, riguarda come ammalarsi, come stare la malattia, l'infarto, il diabete, come morire di una malattia grave, il tumore del colon, qualsiasi dimensione di salute è interessata da differenze tra, per titolo di studio, come pure gli stili di vita, andiamo avanti, come pure le esposizioni ambientali, queste esposizioni alla scarsa qualità dell'aria tra i bambini torinesi, andiamo avanti, come pure l'accesso alle cure, adesso non ci soffermiamo, andiamo avanti, i meccanismi, questo lo saltiamo completamente perché sarebbe troppo complicato, soprattutto perché non si vede, animarlo sarebbe complicato, andiamo avanti. I meccanismi però sono noti, passano attraverso molte delle cose che già ci richiamavano i relatori precedenti. L'efficacia delle soluzioni, qua
qua a Scalasa sappiamo pochissimo di quanto, conosciamo molto anche nel teatro, conosciamo molto di come vorremmo che si facessero queste cose, di come ci piacciono che siano fatte, ma vediamo se si trova uno studio che dimostra che queste cose funzionano e servono a qualcosa. Quando andiamo avanti, quando andate a fare ricerca di letteratura, avanti, andiamo avanti, si è perso. Quando andiamo a fare ricerca di letteratura, pochi sono gli studi che hanno, che sono stati in grado di dimostrare queste cose, e sono quasi tutti legati a grandi esperimenti naturali. Andiamo avanti. Come questi che cito, forse l'esperimento torinese più interessante sono state le 150 ore, vi faccio vedere solo questo esempio. Questo è l'andamento della mortalità tra le persone torinesi che hanno migliorato il loro titolo di studio da adulti, quindi sostanzialmente che hanno investito nel titolo di studio. Qualsiasi movimento di titolo di studio da nessuno alle medie, dalle medie alla maturità, dalla maturità all'università, produce effetti di diminuzione sulla mortalità significativi. No, questo, però vi devo testimoniare che questo è un argomento che è ancora fortemente da esplorare, perché davvero se dovessimo dimostrare. E chiudiamo la parte successiva, l'ultima, il potenziale di salute prevenibile, quello di cui stiamo parlando quando pensiamo a cultura, educazione e salute, andiamo avanti, è un potenziale di salute enorme. Questi sono 20 popolazioni europee di cui si è valutato di quanto potrebbe diminuire la mortalità se con un colpo di bacchetta magica gli dessimo la laurea tutti. Sono circa il 30% della mortalità dei maschi e circa il 30% della mortalità femminile. Un po' di meno nelle popolazioni latine, queste sono le popolazioni latine che sono un po' più protette in questo senso, e moltissime invece nelle popolazioni dell'est. Andiamo avanti. Queste differenze qua possono poi, sono rappresentate nelle diverse fasce d'età da queste blu, possono poi essere, volendo, le possiamo stimare in un altro modo, ma se invece di far diventare tutti laureati ottenessimo almeno la distribuzione dei laureati della Norvegia, che sono un po' più bravi di noi, quanto guadagneremo? No, questi sono tutti esercizi che vi consentono di capire, andiamo avanti, quali sono i possibili target. Poi possiamo anche andarci a chiedere, ma questa riserva di salute che ha a disposizione, da chi è spiegata? Guardate, prevalentemente spiegata da fattori legati al lavoro, da fattori legati alla partecipazione sociale, alla comunità, al capitale sociale di cui parlavate, e poi da fattori di rischio specifici, il fumo pochino, il sovrappeso molto, l'inattività fisica così e così, il diabete così e così. Cioè è possibile mettersi su una strada per cercare di capire qual è la riserva di salute che è effettivamente disponibile. E chiudiamo, andiamo avanti un po' più velocemente, vado avanti. Nelle sfide per il futuro sono sostanzialmente due domande. Una, mi sembra chiaro da queste cose che c'è una responsabilità diretta per la cultura e l'educazione, perché è una più di quelle politiche che stavano su quella catena. Quindi deve chiedersi che cosa può fare per migliorare questo risultato. E la seconda responsabilità che consegno a questo convegno è che l'esperienza di teatro, cioè la messa in scena e in opera di attori diversi che vivono diverse esperienze in ordine a mettere in luce conflitti, provare a risolverli, eccetera, eccetera. Che contributo può dare ad ingaggiare non solo quelli che si occupano di salute, ma quelli che si occupano di tutte le altre politiche, perché si chiedano che effetto può avere sulla salute e provino a correggere i loro comportamenti. La salute, lo citiamo perché è forse uno degli outcome più facilmente misurabili del benessere, ma parliamo di salute per dire... Stiamo parlando di tutto quel benessere di cui ci parlava prima Lista. Quindi è un argomento non sanitario quello di cui stiamo parlando. Per cui l'altra richiesta che si consegna un po' alla riflessione di questa platea e di questa consegna è effettivamente siete in grado di provare a elaborare che cos'è che potreste dare come contributo per ingaggiare questi stakeholders che sono così resistenti a chiedersi che cosa sia la salute in un sistema come nostro, dove istituzioni e attori tendono a lavorare per silos, ognuno si occupa delle sue competenze e non si aiutano mai a provare a cercare quella responsabilità bene comune che vale per il welfare ma anche per altri impegni di cui ci richiamava l'attenzione Chiara Saraceno.
qualche modo delle politiche culturali. Un osservatorio ha come compito quello di raccogliere dati, fare indagini, capire come funziona la cultura, se possibile suggerire opzioni, alternative di politica, maggiore efficacia, un uso migliore delle risorse, cose del genere insomma. In realtà, come dire, i primi anni di questo lavoro sono stati solo di dissodamento del campo. La cultura era in uno stato, ed è in molte regioni ancora, in uno stato molto carente per quanto riguarda le informazioni, i dati, gli effetti, e quindi c'è un grosso lavoro da fare per mettere insieme delle informazioni che consentano di capire quali sono gli effetti dell'azione culturale, capire quali sono gli impatti della cultura, che sono molto complessi, a lento rilascio, multidimensionali, quindi come dire richiedono una quantità di ricerca molto forte. Mi occupo anche in parte sono consulente anche all'Osservatorio Culturale del Trentino, e quindi sono per esempio due situazioni, quella del Piemonte e quella del Trentino, molto differenti, interessanti anche da comparare quando si riesce appunto a mettere insieme le informazioni. Da questo punto qui di vista, dire, c'è il rapporto tra welfare e cultura si intuisce, ma come dire, se ne vedono le potenzialità, ma se ne registrano anche dei ritardi assoluti, e soprattutto ha un ritardo abbastanza stupefacente del mondo culturale nell'interrogarsi a proposito delle potenzialità della cultura nel benessere e nel welfare. È vero che, come dire, la crisi economica ci ha schiacciato in un angolo un po' tutti e ci ha costretto a fare un lavoro molto faticoso, che è quello di inseguire in continuazione la legittimazione dell'investimento culturale in tutti i casi, fornendo valutazioni, assumendo la valutazione come un mantra per qualsiasi cosa, e specialmente la valutazione di impatto economico, che è, come si sa, un po' un boomerang, nel senso che innanzitutto non è detto che tutte le iniziative culturali abbiano un impatto economico significativo, e quando non ce l'hanno sono guai a questo punto, se il terreno di verifica è quello lì. Due, come dire, le iniziative culturali, le istituzioni culturali hanno altri obiettivi prioritari. Poi siamo tutti contenti se producono economia, lavoro, posti di lavoro, però come dire, non è la prima missione della cultura, non è quella di avere un forte impatto economico sul territorio. E qui ci troviamo in grande difficoltà perché gli strumenti econometrici sono molto potenti, ancorché rozzi, però sono potenti e colpiscono in modo molto forte l'immaginario, sicché si finisce ad avere una dominante economica nelle valutazioni degli impatti culturali che è un po' imperialista, nel senso che grazie al fatto che ha come dire, una metrica collaudata, schiaccia tutte le altre dimensioni, praticamente le cancella, per cui alla fine l'unico risultato è l'impatto economico dell'iniziativa culturale, laddove questo approccio, come dire, è curioso. In molti casi la cultura, come dire, è la strada più lunga per arrivare al denaro e all'economia, ma in compenso può dare risultati di altra natura. In qualche modo c'è bisogno di affrancarsi da questo modo di valutare le cose, perché altrimenti, come dire, si fa un cattivo servizio proprio alle politiche culturali, si misconosce la missione delle istituzioni culturali e tutte le altre dimensioni di impatto che sono altrettanto, se non più, importanti di quella economica. In particolare la possibilità di istituire con tutto il sistema del welfare dei rapporti fecondi e interessanti, che solo marginalmente vengono tenuti in considerazione nelle politiche culturali e spesso anche dagli operatori culturali. Ci sono ovviamente lodevoli eccezioni, però come dire, anche il mondo culturale è un po' ripiegato su se stesso, sulle sue logiche, sulla sua necessità di produrre i propri prodotti in maniera abbastanza sorda alle richieste sociali di aprire questo.
questa produzione, di discuterne gli effetti, gli impatti, di trovare delle metriche per vedere quali sono gli effetti sociali. Addirittura, come dire, ci sono dei timori inversi. Mi è capitato di fare una valutazione del pubblico, un'indagine sul pubblico di una manifestazione di musica importante, che aveva la caratteristica di essere, dire, tenuta in un orario insolito, diciamo dalle 5 alle 6 e mezza, dalle 5 e mezza alle 7 e mezza, con dei concerti molto di grandissima qualità, ma molto concentrati prima di cena. Uno dei risultati è che l'età media dei partecipanti era altissima, molto al di sopra dei 60 anni. Questo preoccupava in maniera drammatica gli organizzatori, come se fosse una colpa avere un pubblico avanti nell'età, e non solo, tutto il parterre come dire, era popolato di carrozzine, di gente che riusciva a partecipare a questa manifestazione grazie a questa parentesi, a questo orario che rendeva più facile la partecipazione. Perché quando si è avanti in età non è tanto un problema, come dire, solo di costo, di uscire la sera, di farsi accompagnare, via dicendo. Sono tutti problemi di sicurezza, di immaginario, eccetera, che implicano delle resistenze ad uscire, e quindi in questo caso questa manifestazione era monopolizzata da un pubblico avanti nell'età. Ora, come dire, non è affatto un fatto negativo, anzi andrebbe vantato come un'iniziativa che riesce a dare una risposta a un target che normalmente è trascurato. Abbiamo questo mantra di occuparci necessariamente dei giovani, che è lodevole, però i vecchi sono molto di più dei giovani. Se ci occupiamo anche un po' dei vecchi non va affatto male. Anch'io, come dire, ho degli interessi, una convergenza di interessi in questo, non un conflitto di interessi ovviamente. Però questo per dire che questo dato sull'età veniva percepito come problema, non come opportunità o come risorsa o come qualcosa che fa pensare a un'altra possibilità. Ora, è noto per esempio in tutta Europa il cambiamento di ruolo che hanno avuto le biblioteche. Le biblioteche, da luoghi per la lettura, stanno diventando in qualche modo le istituzioni più impegnate nell'integrazione delle nuove cittadinanze, dei nuovi cittadini. In tutte le biblioteche che hanno riflettuto su questo ruolo, che si stanno modificando, alla fine di una serie di percorsi c'è anche il libro, c'è anche la possibilità di arrivare alla lettura, ma si stanno trasformando secondo una domanda sociale che chiede socializzazione, chiede connessioni internet, chiede possibilità di parlare con altri mondi, chiede integrazione, chiede attenzione e possibilità di stare in luoghi protetti e di interagire con prodotti culturali di ogni tipo, di ogni, come dire, di ogni provenienza. Moltissime biblioteche stanno trasformando la loro missione, mettendo sulla linea di accoglienza questo tipo di servizi e mantenendo certamente anche il ruolo centrale di conservazione del libro e di promozione della lettura, ma integrandolo in un complesso di servizi molto diverso. Per questo, quando i politici pensano che a volte per un problema di risorse o di personale si debbano tagliare degli orari di apertura delle biblioteche, non si rendono conto della cascata di effetti che questo ha sul corpo sociale. Non è soltanto, per esempio, eliminare l'orario di mattiniero o un male minore, perché tutto sommato gli studenti la mattina sono impegnati. Durante la mattina le biblioteche sono occupate da anziani, sono occupate da altri target che fanno di quel luogo un luogo di socializzazione assolutamente centrale. Ora, tantissime istituzioni svolgono o hanno effetti marginali sul welfare senza rendersene conto, e questo è gravissimo, perché in qualche modo non riescono a rendicontarne l'impatto sociale, non riescono a farlo valere, ma non riescono nemmeno ad attrezzarsi per rispondere a una domanda palese. Vi
faccio un esempio: in Trentino le scuole musicali in 15 anni hanno diplomato qualcosa come 90.000 persone. Su una popolazione di 500.000 persone, 90.000 persone ha un senso. Ci si sta interrogando su come valutare questa cosa, se questa politica deve mantenersi oppure no. Dal punto di vista generale, ovviamente questa politica copre un gap che l'Italia ha nei confronti degli altri paesi, dove l'istruzione musicale è quasi assente dai nostri programmi, la musica non viene frequentata a scuola. E quindi che cosa vuol dire? Che il Trentino, come dire, è più vicino al nord Europa, ha un punteggio in una qualche statistica, che ci sono più persone che sanno zufolare Happy Birthday con il flauto attraverso o con il flauto dritto? Non credo che sia questa cosa. Non è questo. È che la musica è, come dire, uno degli strumenti di colloquio con se stessi e di rapporto esistenziale con il mondo. Sappiamo tutti che può essere usata come sottofondo, può essere usata come tappeto sonoro, può essere usata come riempimento per coloro che nel silenzio non riescono a sopportare di abitare un silenzio, ma c'è anche un uso più profondo della musica, è quello di un dialogo esistenziale con se stessi. Non ricordo più chi dicesse, forse Schnitzler, che diceva: quando non sento musica mi manca qualcosa, ma solo quando sento musica mi manca qualcosa davvero. Allora, non è una politica di questo tipo, non è tanto, come dire, una politica per aggiungere una qualità, una formazione, ma è probabilmente la messa a disposizione di una risorsa per una quantità di popolazione che verrà utile a sostenere i momenti di difficoltà, che viene utile nel quotidiano, che viene utile come strumento per poter dialogare con se stessi, per poter sopportare i silenzi, per poter affrontare alcune prove della vita che, volenti o nolenti, in qualche modo ci riguardano. Allora, ci sono tantissimi esempi che si potrebbero fare, e gli esempi che ci deve aprire il professor Costa ci fanno vedere che, come dire, sono anche misurabili, si sta cominciando a misurarli. Il Turku, città della cultura, l'anno scorso in Finlandia ha dedicato molto spazio al rapporto tra cultura e star bene, tra cultura e salute, tra cultura come cura. E ci sono delle esperienze interessanti. Luigi Sacco ha fatto alcune ricerche a livello internazionale e nazionale, facendo vedere delle connessioni precise. C'è bisogno di mettere a punto delle metriche, c'è bisogno di studiare questo tipo di rapporti in maniera sempre più approfondita. In particolare, mi sembra che una delle emergenze che si debba affrontare quella che riguarda una certa fascia di popolazione. Noi siamo in presenza di fenomeni disgregativi della famiglia, i fenomeni di come dire, popolazione che diventa anziana. Ci sono fasce di popolazione che sono sull'orlo dell'autosufficienza, non per problemi fisici, ma per problemi di organizzazione sociale della propria vita, magari con i figli lontani, magari con difficoltà di socializzazione, e in cui la medicalizzazione o meno dipende dalla capacità di partecipare a reti sociali importanti. In questo caso la cultura potrebbe avere un ruolo determinante nel migliorare la qualità della vita, nell'offrire socializzazione, se solo prendesse in esame, anche come effetto marginale della propria attività, questo tipo di risultati. Vorrebbe dire indirizzarsi verso target specifici, individuando servizi poco costosi dal punto di vista dell'attività, aggiungere una serie di attenzioni progettuali per consentire a specifici target di partecipare, che potrebbero essere ripagati da molto grandi benefici sociali. Questa cosa qui, per poterla far valutare, però va progettata come politica intersettoriale, non può essere una supplenza della cultura verso altri settori, deve essere semmai un'apertura a progettare con la sanità, con l'assistenza, con il sistema del welfare, iniziative congiunte, perché in questo caso è possibile
non solo misurare i risultati, ma anche farne valere il portato economico, cosa che diventa fondamentale nel momento in cui si devono finanziare delle spese per cultura che sempre più vengono viste come costi senza benefici apparenti.